È ripartito anche quest'anno, anno accademico di teologia in tutte le facoltà di Gerusalemme. A presiedere la tradizionale liturgia di inizio anno è stato Monsignor William Shomaly, mercoledì 5 ottobre nella chiesa di San Salvatore. Presenti i docenti, studenti e il personale ausiliario dello studio teologico salesiano Santi Pietro e Paolo, dello studium teologicum gerusalemitano e dello studium biblicum franciscanum. Durante la messa il vicario patriarcale ha formulato i consueti auguri per uno studio proficuo e nell'omelia ha ricordato come sia un privilegio trovarsi a Gerusalemme per studiare e riflettere su quei fatti avvenuti proprio qui. È un dono grandissimo perché significa studiare la parola lì dove essa è nata, da dove è partita per irradiarsi in tutto il mondo. Ed è bellissimo vedere tanti giovani che da varie parti del mondo, possiamo dire dai 5 continenti, vengono a Gerusalemme per compiere la propria formazione teologica. Si studia con la mente ma si prega con il cuore. Come ha ben evidenziato Shomaly nella celebrazione, il legame tra studio e preghiera è profondamente intrecciato, perché non si può parlare di Dio senza prima parlare a Dio. Sicuramente la teologia, come diciamo spesso, va studiata in ginocchio, e così più preghiamo e più ci avviciniamo a Dio. Dobbiamo mettere la mente assieme al cuore e così potremo studiare ancora la teologia in ginocchio.